Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il martedì 18 di maggio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Durante questa giornata la nostra lettura continuerà a essere nel libro di Deuteronomio. Incominceremo nel capitolo 31, versetto 9 e fino al capitolo 32 completamente. Quindi incominciamo. Deuteronomio capitolo 31 versetto 9, parola del nostro Signore. Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti, figli di Levi, che portavano l'arca del patto del Signore, e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine: alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore, Dio tuo, nel luogo che Egli avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che Egli la oda. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E io e i loro figli, che non avranno ancora avuto conoscenza, la udranno e impareranno a temere il Signore, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso passando il Giordano. Il Signore disse a Mosè: ecco, il giorno della tua morte si avvicina. Chiama Giosuè e presentatevi nella tenda di convegno perché io gli dia i miei ordini. Mosè e Giosuè dunque andarono e si presentarono nella tenda di convegno. Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nuvola e la colonna di nuvola si fermò sopra l'ingresso della tenda. Il Signore disse a Mosè: ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri e questo popolo andrà a prostituirsi seguendo degli dei stranieri del paese nel quale sta per entrare. Mi abbandonerà e violerà il patto che io ho stabilito con lui. In quel giorno la mia ira si infiammerà contro di lui e io li abbandonerò. Nasconderò loro il mio volto e saranno divorati. Molti mali e molte angosce piomperanno loro addosso. Perciò in quel giorno diranno: questi mali non ci sono forse caduti addosso perché il nostro Dio non è in mezzo a noi? In quel giorno io nasconderò del tutto il mio volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei. Iscrivetevi dunque questo cantico e insegnatelo ai figli di Israele. Mettete loro in bocca affinché questo cantico mi serva di testimonianza contro i figli di Israele. Quando li avrò introdotti nel paese che promise ai loro padri con giuramento, paese dove scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati e si saranno rivolti ad altri dei per servirli e avranno disprezzato me e violato il mio patto. E quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, allora questo cantico testimonierà contro di loro, poiché esso non sarà dimenticato e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti io conosco quali sono i pensieri che essi concepiscono, anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dar loro. Così Mosè scrisse in quel giorno questo cantico e lo insegnò ai figli di Israele. Poi il Signore dette i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: sii forte e coraggioso, poiché sarai tu a introdurre i figli di Israele nel paese che giurai di dar loro, e sarò con te. Quando Mosè ebbe finito di scrivere in un libro tutte quante le parole di questa legge, diede quest'ordine ai Leviti che portavano l'arca del patto del Signore: prendete questo libro della legge e mettetelo accanto all'arca del patto del Signore vostro Dio, e lì rimanga come testimonianza contro di te. Perché io conosco il tuo spirito ribelle e la durezza del tuo collo,
Ecco, oggi mentre sono ancora vivente tra di voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte. Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri ufficiali. Io farò loro udire queste parole e prenderò a testimone contro di loro il cielo e la terra. Infatti io so che dopo la mia morte voi certamente vi corromperete e lascerete la via che io vi ho prescritta. E la sventura vi colpirà nei giorni che verranno, perché avrete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua irritazione con l'opera delle vostre mani. Mosè dunque pronunziò dal principio alla fine le parole di questo cantico in presenza di tutta l'assemblea di Israele. Deuteronomio capitolo 32. Porgete orecchio, o figli dei cieli, porgete orecchio, o cieli, e io parlerò, e ascolti la terra le parole della mia bocca. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stili la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. Poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto, hanno agito perversamente contro di lui, non sono i suoi figli questi corrotti, razza storta e perversa. È questa la ricompensa che date al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è Lui il Padre che ti ha acquistato? Non è Lui che ti ha fatto e stabilito? Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo Padre ed Egli te lo farà conoscere i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la sua porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazioni. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi, come una aquila che desta la sua nidiata svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali e li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi. Gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle mucche e il latte delle pecore. Lo ha nutrito con il grasso degli agnelli, dei montoni di Basan e dei capri con la farina del fior fiore del grano. Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. Yesurun si è fatto grasso e ha recalcitrato, si è fatto grasso, grosso e pingue. Ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere e lo hanno irritato con pratiche abominevoli. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Il Signore
lo ha visto, e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato, e ha detto: io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, sono figli infedeli. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Infatti, il fuoco della mia ira si è acceso e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti, divorerà la terra e i suoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne. Io accumulerò disgrazia su di loro e esaudirò contro di loro tutte le mie frecce. Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre e dalle malattie mortali. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere. Di fuori la spada e di dentro il terrore spargeranno il lutto, mietendo giovani e fanciulle, lattanti e uomini canuti. Io direi: li spazzerò via d'un soffio, farò sparire la loro memoria dal genere umano. Se non temessi gli insulti del nemico e che i loro avversari, illudendosi, fossero indotti a dire: è stata la nostra potente mano che ha fatto tutto questo e non il Signore. Poiché è una nazione che ha perduto il senno e non c'è intelligenza in loro. Se fossero savi, lo capirebbero e considererebbero la fine che li aspetta. Come potrebbe uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 10.000? Se la loro rocca non li avesse vendute, se il Signore non li avesse dati in mano al nemico? Poiché la loro rocca non è come la nostra rocca. I nostri stessi nemici ne sono giudici, ma la loro vigna viene dalla vigna di Sodoma e dalle campagne di Gomorra. Le loro uve sono uve avvelenate, i loro grappoli amari. Il loro vino è tossico di serpenti, un crudele veleno di vipere. Tutto questo non è forse riposto presso di me, sigillato nei miei tesori? A me la vendetta e a me la retribuzione quando il loro piede vacillerà, poiché il giorno della sventura è vicino e ciò che li aspetta non tarderà. Sì, il Signore giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà dei suoi servi quando vedrà che la forza è sparita e non rimane più tra di loro né schiavo né libero. Allora egli dirà: dove sono i loro dei? La rocca nella quale confidavano, gli dei che mangiavano il grasso dei loro sacrifici e bevevano il vino delle loro libazioni, si alzano loro a soccorrervi, a coprirvi con la loro protezione. Ora vedete che io solo sono Dio e che non vi è un altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la mia mano al cielo e dico: com'è vero che io vivo in eterno. Quando affilerò la mia spada folgorante e la mia mano si leverà a giudicare, farò vendetta dei miei nemici e darò ciò che si meritano a quello che mi odiano. Inebrierò di sangue le mie frecce, del sangue degli uccisi e dei prigionieri. La mia spada divorerà carne, le teste dei condottieri nemici. Nazione, cantate le lodi del suo popolo, poiché il Signore vendica il sangue dei suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo popolo. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza di tutto il popolo le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica
tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso, passando il Giordano. In quello stesso giorno il Signore parlò a Mosè e disse: sale su questo monte di Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e guarda il paese di Canaan, che io do in possesso ai figli di Israele. Tu morirai sul monte sul quale stai per salire, e sarai riunito al tuo popolo, come tuo fratello Aarone è morto sul monte Hor ed è stato riunito al suo popolo, perché mi siete stati infedeli in mezzo ai figli di Israele, presso le acque di Meriba, a Cades, nel deserto di Sin, in quanto non mi avete santificato ai figli di Israele. Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figli di Israele, non entrerai. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto il capitolo 31, incominciando dal versetto 9, e abbiamo letto tutto il capitolo 32 con 52 versetti. E che parole benedette, parole di sfida, parole che ci invitano a consacrare, a osservare la legge e tutti gli insegnamenti del nostro Signore. E noi questa volta vogliamo ancora riaffermare che Dio solo è il Signore della nostra vita. Io ti aspetto anche perché domani, mercoledì, noi possiamo con la grazia di Dio continuare la lettura della Sua parola, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni noi stiamo qui per leggere, per ascoltare ed essere edificati da questa parola benedetta per la nostra vita nel nome di Gesù.